12 marzo 2009 sono quindi 3 anni. Come mai questo compleanno lo festeggiamo con questo ritardo? Beh, l'importante è fargli intanto gli auguri senza fare grandi proclami. Poi una settimana prima, una settimana dopo. Certo è che è un piccolo risultato, è importante essere ancora presenti dopo 3 anni, 3 anni nati con i cellulari all'inizio, con i video molto dilettanteschi. Non è che siamo migliorati molto tecnicamente, ma come sempre cerchiamo di metterci il cuore. Quindi auguri, certo, facciamoceli comunque questi auguri. Come mai soprattutto allora un'autointervista, non un'intervista con qualche altro cronista? E perché no, con questo stesso rigore e logica, una collaborazione maggiore con altre testate in generale? Beh, in verità sì, dovevano esserci tante collaborazioni, tante interviste, tanti servizi insieme ad altre testate, ad altri amici, ma poi forse saremmo antipatici, saremmo, non dico scomodi, se no ci sentiremmo un po' troppo importanti. Insomma, poi alla fine abbiamo fatto un'autointervista non ironica come in altre occasioni, ma quasi semiseria per spiegare delle cose, per dirle a noi, per dirle al mondo. Del resto su internet si sta per questo motivo, per poter parlare in qualche maniera. E quindi le grandi collaborazioni, le grandi riunioni, i grandi progetti e anche le grandi interviste quando si è trattata di parlare di Sibra TV non ci sono state, ma sarà un caso sicuramente. Come non c'è stato nemmeno un pizzico di solidarietà da parte di tanti colleghi a cui noi abbiamo anche dato qualcosa quando ci hanno per esempio cancellato video, attaccato, fatto altro. Vabbè, ma sta nel gioco delle parti. Sarà che Sibre TV come nome è straniero nelle grandi città dell'area urbana e della costa, e quindi poi questo concetto di Sibari resta un po' avulso rispetto a tanti. Pazienza. Perché è nata Sibari TV, questa Sibari TV, questa web TV particolare del territorio? E perché in questa maniera? Beh, perché no? Perché non fare una Sibari TV, una web TV qualsiasi? Ne stanno nascendo tante. Quando siamo nati noi eravamo in un paio, una poi è morta per strada e noi siamo rimasti, un'altra è un fantasma. E poi piano piano stanno venendo fuori tante web TV importanti, vuol dire che internet garantisce un minimo di libertà, buon mercato per chi non ha i soldini, non ha nemmeno grandi santi in paradiso, non ha comparaggi vari. Insomma, perché no? Perché soprattutto altre testate non ci hanno pagato, non ci hanno dato spazio, ci hanno promesso, hanno fatto, con cui abbiamo testate, con cui abbiamo anche magari qualche casetta di lavoro. E perché i pazzi devono fare da solo e da soli i loro manicomi, se no restano pazzi e silenziosi, meglio almeno farli parlare i pazzi, ed ecco perché c'è Sibre TV. D'accordo, ma a cosa serve una web TV del genere, con questo tipo di ritmo, di logica, di criticità? Non so se serva una web TV, non so se serve soprattutto Sibri TV. È uno spazio, è una piazza in cui spesso hanno parcheggiato in tanti, altre volte hanno lasciato solamente la loro immondizia in tanti. Non ha nessuna verità in tasca, non ha nessun grande ideale alle spalle. Esiste e cerca di raccontare il territorio, lo fa certe volte in maniera un poco burlesco, cerca di sorridere o comunque di far ragionare, di far pensare. Lo farà malissimo, lo faremo malissimo, ma tant'è, esistiamo da 3 anni. E questa è l'unica cosa positiva. Poi a cosa serve? Poi perché deve servire? Da uno spazio informativo, obiettivo meno, non tocca a noi dirlo, giusto meno, sicuramente nemmeno a noi tocca dirlo, esiste, è importante che in una terra di silenzi e di povertà intellettuali comunque esistano delle postazioni, anche queste, come questa, come la nostra, che non è eccezionale, però esiste e già di per sé è un dato, positivo o meno, è un dato su cui cominciare a lavorare, su cui continuare a lavorare. Anche un piccolo progetto come questo ovviamente ha dei costi. Chi paga? Chi sta alle spalle? Chi preme? Chi dà coraggio? Chi dà sostentamento a Sibre TV? Non c'è nessuno. Non abbiamo nessuno alle spalle, nessuno che ci aiuta. Abbiamo avuto anche nel tempo pochi amici che hanno regalato qualche euro come sponsor, con cui abbiamo comprato quel po' di attrezzatura che abbiamo. Il resto l'abbiamo comprato con i nostri soldini e quello degli amici che hanno collaborato. Nessun partito, nessun movimento, grandi riunioni, grandi idee, anche l'idea di Area 51 l'estate scorsa, la grande web TV che doveva diventare la grande televisione da strada, telestreet, tutte chiacchiere. Ripeto, forse saremo antipatici, forse sbagliamo noi l'approccio, ma nessuno ci ha alle spalle. Ci piace sempre una frase del grande giornalista, vecchio giornalista pugliese Mario Gismondi. Ecco, cerchiamo di seguire quella frase, quell'ideale, quel suo titolo.
né padrini né padroni. Ci riusciamo? Beh, sicuramente padroni non ne abbiamo, padrini nemmeno. Forse faremo schifo, ma almeno, quantomeno, ci sentiamo di poter dire che facciamo schifo in maniera libera, senza nessun burattinaio. Altri magari fanno schifo con i burattini alle spalle, molto peggio. Comunque si paga sempre qualche prezzo. Ecco, anche a titolo personale, che prezzo si paga a fare realizzare una impresa editoriale come questa? L'isolamento. Si paga un po' di isolamento, un po' di cattiverie, un po' di attacchi anche personali. Si paga il fatto di dover spesso pedalare in salita da soli senza che nessuno ti tiri la volata finale. Non so se lo scotto che si paghi per la libertà o la dignità di un emittente, di una testata. Comunque questo è, lo facciamo sapendo che per quanti che urlano contro c'è una grande maggioranza silenziosa, non sempre, una massa non sempre critica, ma che c'è, perché i numeri sono alti in 3 anni. E poi comunque possiamo lo stesso sapere che c'è qualche altro blog, qualche altro spazio informativo che comunque c'è, magari non proprio sulle trincee con noi, ma alle spalle c'è, che ci dà un minimo di coraggio. Il resto è quella solitudine dei numeri primi, secondi, terzi, quarti, la solitudine di chi ha l'ambizione, la presunzione, l'arroganza, la follia di poter raccontare 2 cose e farle raccontare a tutti, anche a quei personaggi che di solito, compreso chi vi parla, di solito non troverebbero e non trovano spazio nelle emittenti e nei salotti principali di quel mondo variegato che l'informazione sibarita. È una cosa di cui prendere atto, ed è una cosa che ti dà un concetto, è una situazione di fatto che ti dà quel minimo di coraggio per far finta di sentirti meno solo in alcune occasioni, quando gli altri per esempio non realizzano servizi pur avendo lo stesso tuo materiale giornalistico, le stesse tue foto, le stesse tue notizie, e allora lì devi fare una scelta e la paghi non nei numeri ma nella maldicenza e nella inimicizia di qualcuno. È il gioco delle parti e giochiamo. Sibari TV è spesso polemica, critica, censoria, ma è possibile che nella piana di Sibari, nella Calabricitra, non si salvi proprio nulla, non ci sia nulla di buono? Ma certo che ci sono cose positive, iniziare da quella massa, forse poco critica, ma massa esistente, reale, che segue dei servizi, che ti manda qualche timida email chiedendoti di non pubblicizzarla. La gente per bene che si alza la mattina da Cariati a Rocca Imperiale, la gente che ogni tanto non va per forza a bussare a qualche parrocchia politica o associativa o altro. Sì, ci sono tante cose positive. Certo, questa non è la terra più bella del mondo, l'Eldorado presentata in altre emittenti. Certo, avrà 1000 problemi, 1000 guai, ma chi non ne ha? Quale terra italiana e periferica di questa nostra Europa matta non ha dei problemi? Ci sono tante potenzialità. Il guaio è uno però, che tanta gente per bene resta troppo spesso, troppo sovente alla finestra, e questo è il grande dramma di una terra in teoria, e non solo in teoria, in potenzialmente ricchissima di grandi ideali e di grande coraggio, però purtroppo tutte queste cose belle non si vedono mai, perché la gente ha paura di mostrarsi e di mostrare quanto bella è, e questo è una piccola remora, una piccola amarezza che ci portiamo addosso da sempre nella nostra storia di periferia ionica. Al di là del compleanno, se questo fosse l'ultimo servizio, cosa direbbe al pubblico di Sibari TV? Oddio, sembra un testamento. Se fosse l'ultimo servizio, probabilmente non diremmo nulla. Sarebbe l'ultimo servizio, punto. Ci commuoveremmo, ci emozioneremmo. Magari è l'ultimo servizio questo, e non lo diciamo. No, chissà, forse non diremmo nulla. Sicuramente non diremmo nulla. Perché dire qualcosa? Una storia, compresa quella di una web TV, comincia, finisce. Volete per forza i titoli di testa e i titoli di coda? Perché non fare una cosa originale? Magari questo è l'ultimo servizio, magari, o magari no, è il primo di una nuova e lunghissima serie. No, quando si chiude una porta, una finestra, un portone, una storia, forse è meglio far finta che ci sia comunque una possibilità di tornare sul campo. Passano le persone, passano le idee, passano i progetti. Se questo fosse, se questo è, se questo dovesse essere l'ultimo servizio, o se dovesse esserci un ultimo servizio, vi saluteremmo con un'ultima battuta come sempre, quasi come se idealmente ci fosse la parola continua, perché comunque passano le persone, ma le buone idee, forse anche compresa questa web TV, hanno il diritto dovere di essere proseguite anche dagli altri. Per cui no, non sappiamo proprio
cosa diremmo per un ultimo servizio? Non ci piacciono i testamenti, amiamo comunque crederci, essere ottimisti e vivere questa meravigliosa periferia con tutti i suoi casini, questa bella terra chiamata Calabria Citra, e quindi continua, speriamo, per molto. Grazie.